Benditalia 2016, nuova intervista con Dispensa Zaniboni. Sono con Nicola Zaniboni e Luca Zaniboni, che hanno diviso l'Italia in due, e tu ti occupi del regno delle due Sicilie, tu invece di tutto quello che è il nord Italia, la pianura padana. Dove termina? Qual è il confine? Roma. Fino a Roma, giù di Roma, giù a Roma Nicola. E in questo caso però vendete gli stessi prodotti. La vostra azienda è famosa nel vending per andare a distribuire una gran varietà di prodotti, che nel frattempo negli ultimi 12 mesi si è ulteriormente arricchita. Quali sono le novità, Nicola? Novità ce ne abbiamo tante. Diciamo, la nostra azienda si è sempre focalizzata sul mondo del vending, soprattutto per cercare prodotti nuovi, proposte nuove, sempre in linea con quelle che sono le esigenze del consumatore di oggi e le mode anche salutistiche del consumatore ad oggi. Noi abbiamo diviso il nostro assortimento in linea dolce, linea, diciamo, salata, o quelli prodotti più saporiti, e una linea un po' più salutistica che riguarda il discorso, riguarda i prodotti della frutta e riguarda i prodotti yogurt e poi tutti i prodotti biologici e anche il senza glutine, che è un'altra varietà che sta andando molto in questo periodo. Ecco, per cui nel mondo del salato abbiamo le novità, provengono soprattutto dalla nostra azienda di riferimento, che è Snaz, che è un'azienda spagnola, con la quale abbiamo sviluppato tutta una serie di prodotti negli ultimi anni. Ultimamente i prodotti nuovi sono nell'ambito delle sfogliatine di riso, mais e soia senza glutine. Avevamo un gusto che era pomodoro, formaggio, origano, ne abbiamo aggiunto un altro a un gusto un po' più affumicato, un gusto barbecue, ed è la novità che presentiamo in fiera, una confezione da 25 grammi. Sempre nell'ambito del salato abbiamo abbiamo uno snack ai semi di girasole, le pipas. La novità è, abbiamo il lancio, che le pipas sono un prodotto ormai storico della nostra azienda, il lancio del prodotto integrale, quindi anche questo verso un consumatore sempre più attento agli aspetti salutistici. Abbiamo poi inserito nella nostra gamma nuovi prodotti anche italiani, già presenti nel vending, ma che hanno trovato in noi un partner adeguato, soprattutto perché facciamo un servizio ai gestori, per cui proponiamo un assortimento piuttosto vasto. Quindi abbiamo inserito un'azienda come Bottoli, che è un'azienda storica nell'ambito del vending. Abbiamo rifatto una confezione la confezione di un prodotto, l'insalatona, che è un prodotto molto interessante perché è un piatto pronto a temperatura ambiente, quindi con una conservazione anche piuttosto lunga, adatto proprio per le esigenze di gestione che hanno i nostri gestori, i gestori appunto della distribuzione automatica. E così abbiamo nel mondo del dolce invece abbiamo inserito una linea nuova di prodotti più buono, che sono anche questi prodotti farciti, cioccolato crema, e un altro prodotto è un rollino wafer, diciamo, anche questo il farcito con crema e nocciola. Quindi queste sono varietà appunto di prodotti che abbiamo sviluppato recentemente. Ecco. Doveva essere solo qualche prodottino. Sì, ma non finisce qui. Diciamo che la fantasia non ci manca, ma soprattutto vediamo che c'è tanta fantasia in giro, e la cosa più bella è quella di coniugare queste nuove proposte col mondo del vending, con gli imballi giusti, i packaging giusti e le informazioni giuste, soprattutto riconoscere quello che è il consumatore del vending. Questa è la cosa. Ecco, questa è una delle prerogative che la famiglia Zaniboni, che è costituita, ricordiamolo, da Nicola, da Luca e dall'assente Matteo, che in questo momento
Mattia, che in questo momento sta lavorando all'interno dell'azienda per evadere gli ordini e accogliere tutti quelli che sono gli ordini dei vostri clienti in tutta Italia. La famiglia Zaniboni è sempre stata attentissima allo sviluppo di prodotti salutistici per la distribuzione automatica. E come dicevamo prima, non termina qui, continua con altri prodotti ancora, Luca. Abbiamo presentato proprio in fiera altre novità anche nella linea di salute, dove ci sono alcune novità che riguardano la frutta, il biologico, lo yogurt e il senza glutine. Queste sono le linee di prodotti salutistico. Fra le novità in assoluto più importanti direi la linea semplicemente frutta, è la linea Euro Company di frutta secca e frutta disidratata. È una linea completamente nuova che è solo frutta, senza zuccheri aggiunti e 100% naturale. Per cui questa è una linea che è una delle novità e è stata premiata anche come la novità 2016 dai consumatori. Oltre a questa linea c'è la linea delle barrette Fit Active, che sono barrette super cereali con frutta e quinoa, chia e acai, e sono barrette salutistiche a base di muesli, a base di frutta e con basso contenuto calorico. Abbiamo inserito anche dei prodotti senza glutine a spiga barrata, proprio perché sappiamo che sono importanti, ci sono le richieste a livello di appalti, nel vending sono molto sensibili anche a questi tipi di prodotti. Abbiamo inserito NutriSì, che è un'azienda molto importante, molto presente fra i prodotti senza glutine, e questi sono prodotti a spiga barrata. L'ultima novità, diciamo, è nel yogurt. Abbiamo inserito yogurt senza lattosio e quindi l'ultima novità della Mila. Qua siamo nel campo del refrigerato, dove noi diamo un servizio anche in questo tipo di prodotti, proprio consentendo al vending di gestire anche ordini di piccole quantità anche nello yogurt. Ecco, quindi non è necessario ordinare doppie motrici di yogurt, 33 pedane di yogurt, ma semplicemente qual è l'ordine minimo? Diciamo che non esiste un ordine minimo, noi diamo la possibilità insieme agli altri prodotti di fare la consegna di un cartone di yogurt, a partire da un cartone di yogurt in su, proprio perché avendo tanti prodotti riusciamo a dare questo tipo di servizio. Quindi sappiamo che lo yogurt è a breve scadenza, però diciamo noi garantiamo i 30 giorni anche allo yogurt. L'altra frutta invece che abbiamo è tutta frutta a lunga scadenza, a temperatura ambiente e quindi di facile gestione. E una shelf life di circa? 12 mesi di solito. Quindi, insomma, ci sono grandissime possibilità di sviluppo per il vostro business con nuovi prodotti, con prodotti alternativi, con prodotti selezionati e salutistici distribuiti al nord con l'agente Luca Zaniboni, al centro-sud con Nicola Zaniboni. Insomma, fate un po' come Vittorio Emanuele Garibaldi. Certo, abbiamo ridiviso l'Italia da questo punto di vista. No, è soltanto un discorso un po' più di opportunità che per logistica e di tempo, anche perché non siamo in tanti, la famiglia è questa e quindi cerchiamo di ottimizzare il tempo per poter essere presente e soprattutto essere conosciuti dai nostri clienti, che è l'aspetto anche importante, proprio l'aspetto relazionale è quello anche che secondo noi ci può rendere, rendere più facile anche la conoscenza dei nostri prodotti. Luca, il nostro claim è nuove idee negli snack, perché è proprio la nostra funzione, quella di tirar fuori nuove idee, sempre nuove idee, con un focus particolare per il vending. Allora, sappiate che questi due signori sono estremamente affiatati. Come dicevo prima, manca il terzo fratello, Mattia, che è anch'egli impegnato nel lavoro aziendale. Siete davvero una bella squadra. Complimenti, io non posso che invitare loro a mettersi in contatto con voi anche e soprattutto attraverso il vostro sito, che ricordiamo è www.dispensazaniboni.it.
nel quale voi potrete andare certamente a guardare e consultare le schede tecniche di tutti i prodotti e magari scrivere a loro per poter essere contattati e magari avere maggiori informazioni, dire quando capiti a Teano marciapiede destro o sinistro, perché il destro è di uno e il sinistro è dell'altro. Bene Luca, grazie, e ovviamente scherzo, per mantenere alto in un momento così stancante come quello di una exhibition come Venditalia, che è faticosa. Venditalia, diciamo, è piuttosto faticosa per voi, perché siete sotto tanti riflettori e perché dovete dare continuamente sempre le stesse spiegazioni, per noi perché facciamo chilometri e chilometri e chilometri e chilometri nell'andare a raggiungere tutti voi che esponete, cercando naturalmente di trovarvi liberi al momento giusto. Nicola saluta gli amici di vendingtv.it. Sì, un saluto a tutti gli ascoltatori, a tutti coloro che seguono questo canale e soprattutto a tutti i gestori che sono nostri amici. E anche tu Luca, un saluto a tutti, saremo lieti di presentarvi le ultime novità che abbiamo presentato a Venditalia. Un saluto a tutti. E io nel frattempo non posso che invitarvi a restare qui su vendingtv.it in attesa di una nuova intervista presso altro stand. Restate con noi, non andate via.